Benvenute amiche e benvenuti amici nel video della Degusta Box di giugno. Vai! Scopriamo insieme cosa ci riserva la Degusta Box di giugno. Quella di maggio era stata molto, molto, molto carina. Speriamo che in quella di giugno ci sia qualcosa che ci stupisca. So che hanno aggiunto un prodotto sorpresa, così come fu a maggio, che vi ricordo. Prodotto sorpresa di maggio fu il mug col beverino, perché la Degusta Box di maggio era tutta dedicata al picnic. Apriamo. Box di giugno, vediamo a cosa è dedicata. Niente, qua sul volantino è scritto che scegli una delle tre mete tra Italia, Giappone e Messico, riempi la box con i prodotti e il cibo che vorresti provare in quella destinazione. Il 22 giugno Degusta Box lancia su Instagram Story il contest DB Sapore d'Estate e mette in palio 150 punti per tre vincitori. Seguite le istruzioni, eccetera, eccetera. Dunque non c'è scritto a cosa è dedicata, ma presumo all'estate a questo punto, perché infatti il tema: conchiglie, infradito, occhiali da sole, spiaggia, eccetera, eccetera. Vediamo subito. Poi qui Martini Fiero, l'aperitivo straordinario, 50% Martini, 50% acqua tonica. Vai! Bene, 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 bene. Allora andiamo subito a vedere se c'è sto Martini. Allora, classicone Bondi Motta. Chi non lo conosce, il Bondi Motta lo conosciamo tutti, meno 30% di grassi. Il Bondi Motta costa 2,19 euro. Ok, poi bruschette chips sour cream and onion. Ah, allora questo qua è il prodotto extra, un prodotto a sorpresa di una marca straniera. Ma questo c'è scritto Maretti, ma no, non è, e qui però non c'è, e quindi Maretti bruschette chips sour cream and onion. Infatti è scritto tutto in inglese, non sappiamo nemmeno quanto costano, ma comunque non è una marca straniera, Maretti. Ok, sono dei cracker, dunque dei cracker al formaggio e cipolla, alla crema di formaggio e alla cipolla. Ok, questo è il prodotto dunque extra a sorpresa, gradito, gradito, molto gradito. Poi qui che c'è? Estate, menta e lime, buonissimo, menta e lime, stupendo, sono contenta, mi mandano sempre te alla pesca, a me non piace. Allora, estate infusion mix, menta e lime, oppure si può trovare anche limone zenzero, 99 centesimi, buonissima, mi piace, sono contentissima. Poi, vediamo cos'altro. Vai, birra Moretti, birrificio Angelo Moretti, to, ed è bella grande, questa costa 1,39 euro ed è la 4 luppoli non filtrata, buonissima, la metto al fresco, non vedo l'ora di assaggiarla. Birra beverina dal sapore fresco e dissetante con aromi di luppolo e fragranze di malto, buonissima, sono contenta, grazie Degusta Box, sono molto molto contenta, già sale di livello quando trovo qualcosa di fresco da bere. Oh, eccolo qui, il Martini di cui vi parlavo prima, Martini Fiero and Tonic, quindi è 50% Martini, 50% acqua tonica, al modico prezzo di 2,99 euro, sempre pronto da bere in ogni occasione, ed è una lattina da 250 ml con il 4,7% di volumi. Ma merci beaucoup Degusta Box, merci beaucoup,
Mi piace molto, già è una degusta box da 8, ma non abbiamo finito. Vediamo un po' cos'altro c'è. Aspettate, eh. Allora, vedo Mentos Gum. Ah, sono le gomme, non sono le caramelle. Mentos Gum. Allora, vitamina B6C, B12 al gusto citrus, 3,49 euro. Quindi un nuovo chewing gum Mentos ripieno senza zucchero, arricchito con vitamina B6C e B12, chewing gum ideale per dare più gusto alla tua giornata. Vabbè, arricchito di vinapine. Package molto carino, molto estivo, con i colori del sole, l'arancione, il giallo, con le vitamine che fanno bene, no? Danno energia, la vitamina B6 e la B12 aiutano contro il mal di testa, io su sta cosa, insomma. E 30 confetti, carino, da portare in spiaggia anche, no? Molto carino, ci piace, richiama un po' anche il colore del Martini Fiero, sono molto contenta del Martini Fiero. Poi abbiamo due bustine, sempre queste bustine con queste cosettine piccoline ci mandano di Pedon, l'altra volta sono arrivati i semi, stavolta sono i legumi fatti snack. Queste bustine costano 99 centesimi l'uno. Tostati, non fritti, senza conservanti, senza glutine, snack di legumi ideali per una carica di proteine e fibre. Per chi vuole concedersi una pausa ogni giorno diversa, buona e senza sensi di colpa, 99 centesimi. Benissimo. Copro la marca straniera che non è straniera. Uno giù e uno su. Poi, qui cosa abbiamo? Biscotti di riso. Sì, col riso senza lattosio, scotti. Allora, questi costano 2,49 euro. Riso, fibra più fibra, biscotto multicereale con gocce di cioccolato, bene, deliziosissimo. Anche questo arancione, un package molto estivo, colore arancione che ricorda il sole, molto bello, senza lattosio, ma con un mix di fibre solubili e insolubili, è pensato per chi è attento al proprio benessere senza rinunciare al gusto. Provalo perché è adatto a tutta la famiglia, certamente. Certamente a me questo tipo di biscotto piace tantissimo. È un tipo di biscotto che mangio più che altro però in inverno. E invece lo provo senz'altro. Vi ho detto il prezzo, 2,49 euro. Vediamo se si tiene. Senza glutine e senza lattosio, ti tieni? Mettete vicino Angelo Poretti, dai, ti sostiene lui. Regge in piedi però. Poi è un po' c'è qualcosa che pesa, qualcosa che wow, ci sono tante cosettine ancora. Pocket Coffee Espresso to go, questa l'ho vista alla Conad, in cassa la Conad, e sono tre Pocket Coffee, cioccolato fondente e caffè 100% arabica, se non erro con la cannuccia, adesso ve lo faccio vedere. Intanto vi dico che costa 2,29 euro a confezione. Pocket Coffee Espresso to go. Adesso vi faccio vedere. Allora, aspettate, sì, c'è una mini cannuccia. Vedete com'è fatto? Che si inventano, che si inventano. E c'è qui il buchettino dove inserire la cannuccia e bere il caffè. Beh, questo lo metto in frigo. Bello, io non vedo l'ora di provarlo questo. Che bontà deve essere. Che mi è precipitato un pedon, è precipitato, scusa pedon. Non vedo l'ora di provare questo, di provare questo, di provare questo, questo, queste. Poi qui, allora, Pocket Coffee Espresso to go 2,29 euro, ve l'ho detto. Questo qui, aceto balsamico di Modena. Ma scusate, guardate. Allora, qua ci sono scritti gli ingredienti. E
ed è un aceto balsamico di Modena, maturato a lungo in botte, perfetto per insalate gourmet e marinature. Acquistalo su Amazon con lo sconto del 10%. 30, 30, 30, 30. Allora, vi faccio vedere. Guardate che carina questa bottiglietta. È sicuramente una bottiglietta da picnic, no? Perché se vuoi portarti l'insalata al picnic non te la condisci subito, sennò si ammoscia, no? Sennò la ritrovi svenuta, che si sente male. E allora ti porti queste confezioni. Guardate, in genere abbiamo l'aceto da trasporto in bustine, pure difficili da aprire. Invece con la bottiglietta di vetro si mantiene bene. Allora, aspettate che vado a leggere perché non ho capito bene. Allora, Mazzetti, l'originale aceto balsamico di Modena, etichetta gialla, costa 5,90 euro, ma non questa. Probabilmente la confezione che si può, cioè quella grande, quindi. Allora, aceto balsamico, piacevolmente pungente, con un perfetto equilibrio tra agro e dolce, è l'ingrediente perfetto da avere sempre in cucina. Ideale per condire insalate e verdure per creare deliziose marinature e riduzioni. E basta. E quindi questa confezione ti dice, probabilmente scannerizzando questo codice, adesso non riesco a leggere perché è troppo piccolo. Sì, ti dice scansione il QR. Col tuo smartphone aggiungi il prodotto nel carrello di Amazon e poi usa il codice MZT30 per avere lo sconto del 10% sulla confezione, quindi quella grande. Va bene, grazie, lo farò, lo comprerò. L'ho comprato da poco l'Eurospin, devo finirlo. Poi vi dicevo che c'era qualcosa di pesante ed è questa confezione qui. Oh, è un sale grosso, la famosissima salgemma, un sale integrale, sale grigio dell'Atlantico delle antiche saline dell'isola di Re. Quindi abbiamo il sale rosa dell'Himalaya, il sale viola, quello che è adattissimo per la carne, che non mi ricordo da dove viene, abbiamo anche il sale grigio, oltre al sale bianco, abbiamo il sale di tutti i colori. Dunque mi aspetto di trovare un giorno il sale verde da qualche parte, perché tra i colori miei preferiti ci sono tutti, ma anche il verde. Allora, l'isola del Re è un'isola al largo della Francia, quello me lo ricordo, mi ricordo solo quello. Allora, vediamo un po'. Salgemma di mare, sale integrale grigio dell'Atlantico, costa 2,99 euro. Un sale marino raccolto a mano mediante un antico sapere artigiano, molto umido, non trattato e adatto per preparazioni in crosta. Quindi si può fare il pesce in crosta. Il pesce in crosta di sale è buonissimo, buonissimo, non si secca. Ovviamente saporito, ma resta umido perché intrattiene tutti i sughi di cottura, diciamo i liquidi di cottura restano nella carne, che quindi è tenera e buonissima. La cottura al sale è buonissima. E per tutti i tipi di cottura deve il suo colore grigio all'argilla contenuta nel terreno dei bacini salini in cui avviene la cristallizzazione e che gli dona delicatezza e sapidità uniche. Perfetto, lo utilizzerò proprio per fare un bel pescetto. Ok, degusta box terminata. Una degusta box molto carina, molto soddisfacente, molto estiva. Per l'aggiunta della birra e del martini Fiero and Tonic, io do come voto a questa splendida degusta box di giugno, che è il mese più bello dell'anno, forse perché è il mio compleanno giugno. Io do un bel 9. Perché non 10? Non do 10, seppure veramente ci stanno dei prodotti buoni. Perché se ci fosse stato un prosecchino o un vinello bianco, una bottiglietta piccola, è da mezzo litro, mica, avrei dato 10. Manca perché mi metti l'aperitivo. E mi metti la birra, mi metti il tè buonissimo mente lime, metti le bruschettine, metti il caffè alla fine e non mi poi tu se metti insomma legumetti,
non mi metti in vinello, dai. Comunque, 9 è un voto bellissimo. Quindi The Gustavox di giugno, 9. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!